Come e quando nasce l'idea del programma, il testimone? Nasce, non so, è stato 4 anni fa, 5 anni fa, in Danimarca, nel senso che la prima volta che ne ho parlato con un autore delle Iene, tra l'altro l'inventore di Mr. Brown, e perché l'idea era di fare un programma senza trucco, cioè sono io con la telecamera, perché così certe volte quando più sei povero e più sei libero, nel senso che non avendo la troupe io posso uscire quando voglio alle 7 di mattina, alle 3 di mattina, volendo ogni mattina risvegliarmi oppure fare un'intervista mentre salgo in montagna, posso fare in qualunque situazione. E poi il fatto di, se io vengo con te con una telecamerina, vengo da te per farti delle domande con una telecamerina senza troupe, si ha meno la sensazione dell'arrivo della televisione, quindi è più, tu sei in teoria più spontanea, poi è sempre la realtà filtrata dalla telecamera, però sei più spontanea, quindi si perde un po' la sensazione che appunto sono qua per fare un'intervista per la TV. Ma in realtà non è che io parto dicendo ora mando questo messaggio, in realtà l'obiettivo è appunto raccontare una realtà, possibilmente una realtà che io non conosco. Io poeticamente dicevo, romanticamente dicevo al primo anno il piacere per la gente spegnesse la TV dopo aver visto il testimone e cominciasse a discutere dell'argomento trattato. E dicevo che a me mi ha fermato più volte, mi ricordo due volte in farmacia nel Parco Solare a Milano, una signora lì avrà avuto almeno 70 anni dicendo: oh, io la seguo molto su MTV e mi piace tanto il programma che fa. Credo che MTV volesse rifare un po' i programmi, e infatti aveva chiamato una persona che lavorava a Xerfiacco, che lavorava a Mediaset, io l'avevo conosciuto là, e a Xerfiacco, che mi ricordo, chiamò tutti gli autori che conosceva chiedendo delle idee nuove. Questa è una cosa bella, perché è difficile trovare un emittente che ti faccia fare un programma da zero. Il testimone è una cosa che ho inventato io e che MTV ha sposato, e quindi l'abbiamo fatto, però insomma non... Poi è un programma budget molto ridotto rispetto agli altri, quindi... Dopo che hai proposto il programma, MTV ha deciso di apportare delle modifiche alla tua idea iniziale o ti ha lasciato proprio carta bianca? Carta bianca con dei dubbi, nel senso che all'inizio, quando io sono andato, mi ricordo benissimo, mi presentarono tutta una schiera di figure che io ancora faccio fatica a capire il loro ruolo, perché poi MTV hanno questa cosa di usare termini inglesi. Quindi c'è il contact manager, il social manager, tutto in inglese, che io non capivo, facevo sì. E quando mi ricordo che dissi voglio fare un programma con una telecamera in mano e basta, mi guardavo tipo un marziano, perché pensavo che fosse traballante oppure l'audio. Mi ricordo che mi dissero: ma non vuoi un fonico? E io dicevo: scusa, io arrivo con una telecamerina così piccola e poi arriva un fonico con un microfono, non avrebbe senso. Insomma, alla fine però io ho messo un microfono più grosso esterno, cosa che probabilmente non avrei fatto. Insomma, abbiamo fatto la prima puntata, che era quella di Dio Pizzo, me l'hanno prodotta per vedere come andava, e è andata bene. Poi e c'è stato uno scontro che il mio spirito era un po' troppo, insomma ci siamo incontrati, però alla fine posso dire che mi hanno lasciato carta bianca. L'autore che è completamente libero e si autoproduce, certe volte secondo me è un po' pericoloso, perché comunque devi avere dei paletti che ti bloccano, perché sennò tendi a disperdere energie. Qual è la parte più complessa della produzione, della realizzazione del programma? Credo tendenzialmente il montaggio, perché se giri, però in realtà poi non ci sono numeri normali per la televisione, io giro una media di 12 ore per una puntata di 24 minuti, che con la pubblicità diventa 30. E chiaramente su 12 ore ti devi vedere tutte le 12 ore, poi devi ridurre a 24 minuti, e poi forse la cosa più dura è il montaggio dell'audio, perché io uso delle telecamere che non sono professionali, quindi certe volte io forse mi azzardo un po' troppo, allora certe ore tipo uso il microfono esterno per in situazioni dove l'audio è un po' così, allora
c'è sempre il dubbio, ma si capirà o non sa qui che non si capisce, allora faccio, mettiamo i sottotitoli, e l'audio quello che mi mette più ansia. Infatti poi quando la prima volta va in onda la puntata mi metto l'audio dei livelli audio perché soffro tantissimo. L'ideale sarebbe fare un'intervista a te, finire le riprese, montare, e così c'hai l'idea, c'hai le sensazioni che ho vissuto con te, posso subito gettarle nel montaggio. Però purtroppo non è così, perché tu magari mi dai disponibilità oggi e poi fra due settimane, e io non posso stare due settimane fermo, allora vado a intervistare un'altra persona. E certe volte veramente, io mi ricordo, andavo in Kenya dai Masai, poi tornavo a Roma, facevo il rom di Roma, poi il giorno dopo a Pescara a fare il circo, era tutto un... ti riprende, poi te lo monto facendo stacchi in asse, quindi ti faccio vedere dove ho tagliato, quindi ancora è sempre... la verità ti rende libero. Quindi le domande le prepari o ti vengono... No, mai scritto una cosa, soltanto forse per la prima puntata del testimone VIP, che ero un po' 4 anni, non ho mai scritto una domanda, perché l'unica cosa che faccio è che se io so che ti devo intervistare in 3 posti diversi, ti faccio un tipo di domande, tipo la prima domanda è su di te, sulla tua persona, poi mi sposto e faccio la domanda su quello che fai, per esempio, perché poi in montaggio capisci che certe volte la domanda è bella, però è messa in un posto dove non c'entra niente. Io tendo, siccome non ho un copione, ogni tanto, soprattutto all'inizio, tendevo a fare domande che avrei dovuto fare là, e poi in montaggio, pur essendo bella la domanda, capisci che non c'entrava niente, quindi non puoi fare... E per il montaggio di ogni puntata tu segui uno schema preciso ogni volta? Ma io faccio una cosa che in televisione in realtà non si dovrebbe fare, nel senso che io introduco un argomento, però anche lì non è che ci ho pensato, mi è venuto spontaneo, introduco un argomento che certe volte partono delle immagini che non c'entrano niente con l'argomento della puntata. Comunque introduco l'argomento della puntata, sviluppo l'argomento e poi lo chiudo con una riflessione che riprende le immagini di testa. Perché non si dovrebbe fare? Perché in televisione non è come al cinema, che uno entra all'inizio e esce alla fine e perde il cellulare, come ho fatto ieri sera. Cioè, la gente magari entra a metà puntata, quindi magari la riflessione perde un po' di efficacia perché non ragioni all'inizio. E ci sono delle formule che usi ogni volta, tipo parole o frasi che ripeti ad ogni puntata? Ma all'inizio ne usavo 2, che poi è diventato una. Perché la prima era inquadravo una cosa e dicevo, lo vedete, tipo c'è il tavolo, lo vedete questo tavolo? Che è un po' anche qui insensato, un po' come le persone che, un po' autistico come le persone che leggono al contrario le parole, non so se le conosci. Nel senso che è evidente che la gente vede il tavolo, però l'idea era, io ogni giorno vedo questo tavolo e queste poltrone, però se tu ci fai caso, se tu le inquadri e incominci a analizzarle, lo vedete questo tavolo, è fatto di vetro, specchio, queste poltrone bianche e nero, certe volte se tu incominci a scegliere del dettaglio, tu dici, ah cavolo, è vero, io non ci avevo mai fatto caso che ci sono dei fiori bianchi. E l'idea iniziale era questa, descrivere la realtà, anche là, perché la difficoltà è appassionarti a una cosa che vedi sempre, la difficoltà è appassionare la gente a seguire una cosa che è sempre visto. E lo scegli sempre tu l'oggetto della puntata? Sì, diciamo che in TV con la redazione ci gettiamo un po' di idee, però se non mi incuriosisce io non lo faccio. Ma si sceglie prima una tematica e poi il personaggio, oppure prima il personaggio? Quando abbiamo fatto il testimone VIP, quindi c'era il personaggio, in realtà l'idea era intervistare, incontrare gente che, perché per i ragazzi è un po' un modello. Però insomma il motore che spinge tutto è la curiosità, quindi la curiosità non deve essere né snob né non deve avere pregiudizi, e quindi va bene tutto da questo punto di vista. Ricevi molti rifiuti da parte dei, hai ricevuto molti rifiuti da parte dei personaggi VIP? Sì, lo rifiuti più che altro perché c'ho sta fama della iena ironica, irriverente e graffiante, e avevano paura di che facessi, riprendessi per il culo, non so, che
però io, perché io dicevo, io voglio conoscere la tua vita privata, però per me, per conoscere la vita privata, che ho conosciuto Bianca Balti bene anche quando sono andata a fare la spesa con lei, cioè basta poco certe volte per, soprattutto in questo modo, se non c'è la televisione, quindi andiamo al supermercato con la telecamera e un po' scherziamo, cioè un'altra idea era usare una telecamera materiale di quelle che si usa per i matrimoni, forse ora non più perché io uso ancora la cassetta, perché così se tu riprendi George Clooney con questa telecamera materiale con la luce di fortuna ti rende, te lo umanizza, e però ci sono dei limiti, perché non essendo professionale vuol dire che io per esempio non posso avere un microfono qua che prende la mia voce e lo spillino che prende la tua, devo decidere se usare uno o l'altro, e queste cose mi fanno entrare in paranoia, perché in quel momento non sai che cosa devi decidere, un po' per esperienza devi capire subito, questa è la trauma. Secondo me funziona questo programma quando io vado in un posto dove non c'entro niente, cosa più banale, sul set di un film porno, funziona, nel senso che mi vengono tutte quelle idee, tutti quei disagi che potrebbero avere tutte le persone normali a trovarsi in un set di film porno. Non so se tu hai avuto occasione alla Bocconi, avete occasione, hai fatto un... Lì il cortocircuito è quello, cioè io con Corona va benissimo, perché io sono è proprio il mondo opposto per me, il mondo Corona, io e Corona siamo completamente diversi. Qual è il personaggio che ti ha sorpreso di più? Forse la Bianca Balti, perché non, perché avevo come immagine lei che sfida e non so, le modelle mangi tutto in un modo, invece era molto, veramente molto semplice. E ci sono i personaggi che si propongono. Mi arrivano delle email, magari non ti dicono fai una storia, fai una puntata su di me, oh, però ti racconta la loro storia e indirettamente capisci che loro è un modo per dire, ma perché non parli di questo? E come viene sfruttata la leva internet? C'è un blog specifico? Sì, c'è un blog, ma noi abbiamo fatto una cosa molto figa secondo me l'ultimo anno. Durante la puntata, prima dell'inizio della puntata, tipo mezz'ora prima, durante la pubblicità e mezz'ora dopo, c'è la possibilità di chattare con me. Però la cosa figa dal mio punto, dalla mia pigrizia, è che non devo rispondere, cioè tu mi facevi la domanda scrivendo e io ti rispondevo in video, e quindi era, la cosa bella era che in tempo reale tu potevi parlare con le persone, con la persona che aveva fatto quella puntata, che secondo me è bellissimo, cioè che puoi chiedere ma scusa ma com'era questa persona, ma com'è andata, che difficoltà ha avuto, cioè in tempo reale. Perché la gente guarda il testimone? Secondo me perché per il modo di girare mi piacerebbe almeno che fosse così, che la gente lo guardasse, perché cioè guardando il testimone percepisci che è tutto vero. Get running!